tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qui perché voglio mostrarvi quello che ho acquistato da Primark. Infatti, di recente, in questi giorni, sono stata finalmente, dopo mille e mille anni, da Primark. Io in genere vado al centro commerciale Gigli, perché è quello che appunto mi torna più comodo, ed ho preso un po' di cosine. Guardate qua, ecco il nostro sacchettino delle meraviglie. Tra l'altro, Primark, io non so se vi è mai capitato di andare o comunque non riuscite perché appunto è troppo lontano da voi, però ha veramente un sacco di cose carine, da appunto, non so, oggetti per la casa, vestiti ovviamente, cura della persona, quindi creme corpo, trucchi che in realtà non ho mai provato, oppure spazzole, vari accessori, a dei prezzi assolutamente imbattibili. Ma passiamo subito a noi, adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Prevalentemente ero andata da Primark perché da qualche anno ho scoperto che loro hanno le mutande migliori di sempre, perché infatti sono molto carine, sexy, a dei prezzi super super economici e sono proprio veramente di ottima qualità. Piuttosto che pagare, che ne so, un paio di mutande 10 euro da Intimissimi o che ne so anche solo 5 euro da Tezenis, io prendo il pacchetto, il pack. Per esempio qua ci sono 3 paia di mutande a 4 euro. Allora, io ho scelto queste qui che sono, credo, mutande normali, sinceramente non saprei. Comunque, cioè sì, vedete, è una mutandina, questa qui è verde menta con dietro appunto il pizzo sul sedere, cioè così. Invece questa qui è più, sembra quasi un costume da bagno, però mi piace un sacco. Vedete qui il bordino che ha, questo bel verde, questo, scusatemi, questo fucsia. E poi c'è questa qua che ha appunto davanti questo motivo floreale, mentre dietro abbiamo sempre questa trasparenza, questo pizzo. Ripeto, pagate 4 euro come taglia la XS, la XS che è la più piccola ed equivale appunto a un'italiana 38-40. Infatti io adesso, da quando ho scoperto le loro mutande, compro solo quelle, cioè tipo, infatti avevo bisogno di fare un po' di scorta. Ho preso anche sempre queste qui, aspettate, no, vi volevo dire un attimo, qui non c'è scritto, ah sì, qui c'è scritto bikini, modello bikini, mentre questo qui pagate 7 euro e sono il modello Brazilian. Praticamente dovrebbero essere una brasiliana, esatto, che sono quelle che ho di solito. Allora, aspettate, ve le faccio vedere meglio. Allora, questo qui sono veramente ben fatte, che è un fucsia, poi c'è questo qui che è un arancione, sono proprio super estive. E poi questo qui mi piace un sacco, questo bordino leopardato, nero e rosa. Guardate come sono belle. Taglia sempre la XS e appunto, ripeto, 3 paia 7 euro. Con le mutande non abbiamo finito, ho preso sempre della linea Brazilian, però in realtà sono fatte diversamente, va bene, comunque sempre per 7 euro queste qui, e abbiamo appunto questo azzurro blu bambolina, mi sembra si chiami come colore in genere, con questi fiorellini stampati. Poi ci sono rosa e questo qui sempre un bel verde menta, un bel verde pastello, ecco, forse sì, pastello. Infatti questo qui mi piacevano un sacco perché avevano questi colori un po' pastellosi, cioè molto molto primaverili, estivi, mi andava proprio di acquistare delle mutande un po' colorate, no? Invece che il classico nero, bianco, insomma qualcosa per dare un po' più di vivacità al nostro intimo. Allora, anche come dicevo prima, appunto, sono veramente ben fatte, sono molto molto confortevoli, non stringono. Poi tipo io le lavo sempre in lavatrice, anche se si sa che le mutandine, quelle molto delicate con il pizzo, andrebbero lavate a mano, ma io non, cioè, non ce la posso fare, proprio no. E quindi insomma, appunto, ho già delle mutande di Primark da tipo un paio di anni e sono ancora perfette, come se, cioè, boh, le avessi appena comprate, eppure di lavaggi in lavatrice non si sa quanti ne hanno fatti. Quindi insomma, vi consiglio, se andate da Primark, di fare una bella scorta di mutande. Bene, poi ho preso questo qui che è un pantaloncino molto molto carino, vedete, è un, anche lui sì, un verde menta, è un pochino pesantuccio, nel senso che qui è un po' leggermente felpatino, però comunque vabbè, è per stare in casa. Ho pagato 5 euro misura XS, che equivale sempre alla 40. Ovviamente vabbè, non ho provato neanche lui le mutande, non lo sto neanche a dire che è ovvio che non le ho provate, tanto poi so che la taglia mi va bene. Anche questo non l'ho provato perché non avevo voglia di stare in camerino,
Però, cioè, la taglia dovrebbe andarmi bene, poi ripeto, sono per stare in casa, quindi non è che devo fare la figa. Allora, hanno praticamente qui questa scrittina bianca con scritto California, Palm Springs, molto molto carini. E niente, non hanno il laccino, c'è l'elastico. Alla fine per stare in casa un pantaloncino così ci sta alla grande, secondo me. Premetto che tutto quello che vedrete, appunto, non l'ho provato in negozio, quindi chissà se mi starà. Bene, chi vivrà vedrà. Allora, ho preso anche una t-shirt, questa qui è una maglietta a maniche corte, ho preso la taglia S, pagata 3 euro e dovrebbe essere in 100% cotone. Aspettate che ve lo dico perché ci dovrebbe essere scritto dentro. One eternity later. Quindi, boh, non c'è l'etichetta. Ah no, sì, c'è. Allora, infatti mi sembrava strano. Ed è 100% cotone, esatto, quindi insomma una maglietta. Allora, in realtà anche questa l'avevo pensata per stare in casa, però secondo me anche tipo con un jeans, uno short alla fine va bene. Ed è appunto così, con tutta rosa, con la scrittina rosa un pochino più intenso, all about good vibes, ecco, infatti, perché abbiamo tutti bisogno di un po' di good vibes, direi. Ah, tra l'altro, non so se avete notato che la vostra amica ultimamente sta facendo video ricciola. No, forse non l'avete notato perché li ho sempre avuti legati. Però, comunque, che ve ne pare? Bene, sappiate che questo è il mio essere naturale. Sì, perché non li asciugo con il caldo che fa. Quindi, questa è la mia natura. Fatemi sapere nei commenti se mi preferite liscia, arricciata per bene, insomma tutta boccolata, oppure nuda e cruda. Allora, poi ho preso questo toppino qui con le bretelline, queste qui seccarelle, vedete, con queste bretelline sottili. Ho preso la S come taglia e l'ho pagato 4 euro, cioè veramente, avete visto che prezzi? C'è una t-shirt 3 euro, un top 4 euro, è assurdo. E comunque anche questo, guardate che colore bellissimo, c'è un fucsia super super intenso, super, cioè mi piace veramente tantissimo, perché cioè lo trovo proprio non lo so, proprio estivo, fresco, come tessuto, cioè poi lo sentite che è morbido, è ben strutturato, anche le cuciture devo dire che sono piuttosto forti. Poi, detto fra me e voi, cioè, no, voglio dire, se gli faccio fare un'estate sola, per quello che l'ho pagato, cioè. Poi ho preso questa canotta qui, sempre in questo colore azzurrino, ed è la taglia S, pagata anche lei 3 euro. Aspettate, ve la metto in un modo un po' più decente, eccola qua, così, è abbastanza lunghina questa, però anche questa tipo ho pensato dentro un jeans, cioè secondo me sono quelle cose un po' basic, che però, cioè secondo me tiri fuori un outfit veramente carino. E poi quest'estate non lo so, mi è presa proprio che ho voglia di colore, io sono quella che si veste sempre abbastanza, cioè un po' monotona, nel senso nero, maglia nera, io ho solamente maglie nere, e invece non lo so, mi è presa così, ho proprio voglia di colore. E quindi ho pensato appunto che dai, una maglia azzurra, poi io che ho gli occhi azzurri risalta veramente un sacco. Allora, io credo che sia in cotone, 100% cotone anche questa. Anche qui, vi ripeto, il tessuto è morbido, è proprio ben fatto. Sentite che il materiale è veramente, cioè, non ha niente da invidiare a marche che vi fanno pagare una maglia 100 euro, sinceramente. Allora, 95% cotone, quindi il cotone è quello, e 5% elastane. Vabbè, ovviamente tutti questi capi si possono lavare in lavatrice e niente. Poi secondo me tutta roba che una volta lavata non c'è bisogno neanche di stirarla, me lo auguro, perché comunque tanto non la stirerei, perché io odio stirare, ma proprio lo odio. Inoltre ho preso anche un'altra cosa, adesso vi faccio vedere. Guardate che cosa carina! Sono praticamente delle infradito. Io ho preso il numero 3637, quindi sono la S, perché anche qui c'è la taglia tipo S, M, L, però ovviamente poi sotto c'è scritto anche il numero. E niente, sono un po' altine, vedete, a parte il colore che sono rosa cipria, tipo, non so, sì. Vabbè. E poi c'è questo rialzo che sarà più o meno un centimetro, infatti non sono proprio raso terra. E questo qui che ha tutte queste glitterini, queste pietruzze. L'unica cosa, spero che questo in realtà è un po' duro, quindi spero che non andrà poi a irritare il piede, a far venire delle vesciche sul piede, però
vabbè, vedremo. Per esempio, vi faccio vedere una cosa, me la levo dal piede adesso. Io in genere compro queste qui, che queste sono di tipo 2 anni fa e costano 1 euro. E praticamente niente, dopo, non lo so, dopo che ne so, qualche volta che le mettete vi puzzano i piedi tremendamente, però alla fine sono carine, poi per 1 euro, e vediamo se quell'altro, essendo appunto di una qualità diversa, e poi pagate 5 euro, ecco, non ve l'avevo detto, aspettate che mi metto la mia ciabattina, ok? E, no, niente, vi stavo dicendo appunto, magari essendo un prodotto un po' diverso, un pochino più, cioè questa qui è proprio gommina un po' qualità pessima, diciamo, mentre l'altra un pochino più, sembra un pochino più di qualità, diciamo, sembra fatta meglio. Comunque vabbè, anche lì ripeto, se ci faccio una stagione, che mi importa, tipo queste ciabattine qui in realtà hanno già 2 anni, anche se, cioè, alla fine poi per stare in casa va bene, quindi ci sta, però anche se fanno poco tempo, cioè dal momento che uno le paga veramente niente, non ho chissà che aspettative, però vi dico che queste che ho ai piedi sono super super comode, sempre il 37, quindi vi consiglio, se avete il 37 potete prendere benissimo il 37. Ah, e un'altra cosa che vi voglio dire è che io ho un piede molto molto magro, quindi in genere, aspettate, mi ritiro fuori la ciabattina, tipo in genere ho difficoltà nello scegliere sandalini piuttosto che ciabattine, perché le fasce sopra tendono a starmi sempre un po' lente, larghe, no? E mentre invece questi mi stanno perfetto. Quindi questo per dire che anche se avete un piede magro potete tranquillamente acquistare queste ciabattine di Primark, ecco. Bene, a questo punto purtroppo i miei acquisti di Primark sono finiti, avrei voluto veramente comprare il negozio, ma come si fa? Purtroppo non si può. A questo punto, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina, mi raccomando lasciate un bel like di supporto al video e ci vediamo presto, bye bye!